Buon salve! Allora, oggi volevo in realtà riniziare i... Stavo dicendo i Vlogmas, ecco, a proposito di questo volevo un attimo parlarvi. Comunque, volevo riniziare questo weekly, visto che è tantissimo tempo, ho detto qualche desiderio, mi stavo mandando un po' di messaggi. Comunque, è tantissimo tempo che non faccio un weekly e mi mancavano, quindi... Direi che it's time to come back, quindi volevo anche parlarvi di questa cosa dei Vlogmas, perché molti mi avete chiesto se quest'anno li avessi fatti, eccetera, però vi ho già risposto su Snap se mi seguite. Comunque sia, ho deciso che non li farò, anche se avrei tempo per editarli tutto quanto, ma proprio per le cose che faccio, cioè, capito, se io facessi ogni giorno una cosa diversa, allora sì che sarebbe interessante, ma sinceramente fare i vlogmas così tanto per fare i vlogmas, cioè, secondo me non ha senso per me, non ha senso per voi guardarli, quindi ho deciso che farò i vlog naturalmente Natale, insomma tutte le festività. Poi da oggi, che è sabato, volevo iniziare il weekly. Stamattina sono andata a fare lezione con l'istruttore di guida, sono appena tornata, beh, qua continuano, sono appena tornata, adesso volevo mettermi ad editare il video Get Unready With Me, che sicuramente quando vedrete questo vlog l'avrò già caricato, quindi adesso mi metto qua a editarlo. Poi non so sinceramente perché io oggi volevo riuscire ad andare finalmente al cinema, ve l'ho detto anche l'altro vlog, ma non sono ancora riuscita ad andarci, una cosa o un'altra. Poi non so, adesso questa settimana io sono piena di impegni, cioè ve lo dico subito, quasi tutti i giorni. E infatti lunedì devo andare all'anteprima del film Peculiar Children. Viene invitata all'anteprima di Teen World e ci sarà anche il regista Tim Burton, che sapete che è uno dei miei registi preferiti, se non il mio preferito, perché amo tutti i film che fa tutti. Infatti anche questo, appena ho visto che era uscito, l'ho puntato. Sono felicissima che mi abbiano invitato all'anteprima. E quindi lunedì andiamo a fare questa cosa. Ho editato il video dei preferiti che avrete visto lunedì. Cioè, che vedrete lunedì. Che avete visto. Vabbè, che vedrete, insomma, voi l'avete già visto se vedete questo. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Perché è pieno di roba. E praticamente ci ho messo tipo 4 ore. Primo, perché il computer mi si bloccava ogni 3x2. Stavo per buttarlo dalla finestra. Cioè, nel vero senso della parola. Poi io ho molta pazienza. Però dopo un po', cioè, la pazienza scarseggia, se ne va proprio a farsi fuettere. Quindi, cioè, io non so più che devo fare questo computer, cioè, vi dico la verità, vi avevo detto che l'avrei cambiato prima di Natale anche, ma il fatto è che volevo aspettare per il prossimo anno comprarlo, perché così anche la garanzia era più lunga, cioè, insomma, cose un po' burocratiche. Quindi volevo aspettare di stare già nel 2017 per poi comprarlo, visto che comunque io volevo comprare quello fisso. Questo portatile lo volevo ripulire tutto, cioè come se tipo fosse nuovo, lo accendo per la prima volta, e scaricarci soltanto niente, tipo Spotify, ste cavolate così. Quindi adesso appunto monto questo Get Unready With Me, che spero tra l'altro vi piaccia perché è una cosa un po' nuova. Ah, e vi devo dire una cosa, ecco, prima che mi scordo, già stiamo andando oltre i 7 minuti sperando che io riesca a tagliare qualcosa perché io parlo, parlo, parlo. Oggi ho usato per le sopracciglia il prodotto che mi è arrivato, cioè uno dei prodotti che mi è arrivato da Nabla. Come mettere la roba, cioè vi giuro, è impressionante. Comunque questo è il prodotto per le sopracciglia di Nabla. E questo qui per le sopracciglia è Venus, che è la più chiara. Ombretti della Goldust. Cioè guardate solo le palettine, che belle. Bellissime. Qui le cose per il viso. Infatti scrivetemi se volete tipo, non so, un Get Ready With Me a base Nabla, perché sono bellissime e super valide le cose. Infatti questo qui per le sopracciglia io ho provato a struccarlo con l'acqua micellare e se ne va. E il cofanetto invece è questo qua, ve lo faccio vedere qua perché merita tantissimo. Cioè, guardate solo la scatola quanto è bella. Poi all'interno ci sono i Diva Crime e l'eyeliner, quello in edizione limitata, dorato, che ho già provato ed è fantastico. E in più questa scatolina è quella per le influencers. Cioè, è bellissima. Beh, in più qua ci stanno tutte le novità. Cioè, questi sono solo trucchi che io devo ancora aprire. Adesso, dopo aver parlato così tanto, vado, edito e noi ci vediamo quando ci vedremo, quando saprò cosa faremo oggi. Perché, ripeto, vorrei andare al cinema, ma voi non l'avete sentito, non vi ho detto niente. Allora, ho già mangiato, sono le 2:30 e finalmente abbiamo spavan perché andremo al cinema. Quindi ci vediamo direttamente al cinema. Sono davvero
Oddio, felice, 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 felice. Ed eccoci arrivati. C'è un cielo oggi che vi dico, sembra che sta a Milano. Guardate i capelli come sono adesso. Questo colore improponibile. C'è dietro. Saluta! Ogni volta si vede ripresa. Quel film che mi hanno invitato a vedere lunedì. Questo qui. Adesso let's go un po' alla Beatles. Ma tu sai almeno di cosa parla questo film che stiamo andando a vedere? Animale fantastico. Sì, è tipo Harry Potter però, eh. Stessi Però mi creatori, piacciono beh. le attore. Ha fatto un film che si Danish chiama Girl. Danish Girl. Siamo venuti adesso e non c'è nessuno. Ecco perché sto Bello. vloggando così in giro. Infatti è Cioè, se no bello altrimenti spettacolare. proprio ciao. C'è nessuno, vedete. Un topolausen. Un topolausen. Sto sempre appiccicata. Comunque, sto facendo delle cosette sull'agenda. Come vedete nella sezione YouTube. Cosa qui, serie TV, tra l'altro non ci sta più niente. Ma va bene. Praticamente la uso soltanto per YouTube. Sono tornata a casa e il film, cioè ragazzi, di cosa stiamo fondamentalmente parlando? È spaziale, cioè è spaziale. Io vi giuro, cioè. Per tutto il film, cioè nella mia testa, e una volta mi è proprio uscito perché proprio cioè, spontaneamente ho fatto: ma questo come fa? Cioè, ma cosa? Cioè, sono scioccata. Scioccata totalmente. Se non l'avete visto, per favore andate. Anche se non vi piace il genere fantasy, secondo me è bellissimo perché allora mi aspettavo fosse un film a sé rispetto agli Harry Potter. Perché, per chi non lo sapesse, questo film è stato tratto dal libro che si chiama sempre Animali Fantastici e Dove Trovarli della Rowling, che è appunto la scrittrice di Harry Potter. Ma penso ormai la conosca tutto il mondo. E la cosa fighissima è che dentro questo film ci sono dei riferimenti ad Harry Potter. Naturalmente intendo Harry Potter come film, ci sono menzionati alcuni personaggi, alcuni luoghi tipo Hogwarts, eccetera, ma non viene nominato assolutamente Harry Potter in sé, perché comunque sia questo film si svolge molto 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 prima. Cioè, comunque viene nominata Hogwarts più di una volta, ci sono molti nomi, molti incantesimi uguali. C'è una figata, ragazzi. Sono scioccata. Cioè, vi giuro che sono scioccata. I'm shocked. All'inizio non l'avevo capito bene il film. Dico, vabbè, sì, ma questi animali fantastici che cosa ci stanno a fare? Qual è il senso del film? Cioè, comunque, un titolo vuol dire che deve essere una cosa forte. Cioè, che ha un grande impatto in tutto il film. E all'inizio non capivo cosa degli animali fantastici, perché sì, ok, cioè, vabbè, no, voi non ve lo posso dire perché magari volete vederlo. Comunque sia, alla fine, mitico. Quindi detto ciò, io faccio queste cose, adesso finisco la copertina del video che ho montato prima, così lo carico ed è già pronto per giovedì. Comunque adesso sono le 8 e 24 appena scattate e abbiamo ordinato la pizza, quindi dovrebbe arrivare a mezz'ora. Naturalmente mi sono scordata di riprendervi la pizza e tutte le cose che sono successe dopo perché mi sono mezza appisolata sul letto. Comunque adesso vado a dormire. Ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è un nuovo giorno, come potete vedere anche dalla luce behind me. E oggi cosa vado a fare? Vado a Euroma e oggi penso sia il giorno più leggero della settimana che vedrete nel weekly. E tra l'altro non so se sentite e vedete perché sono tutto rosso. Mi sono raffreddata. Cioè, ma da morire, cosa che non riesco a respirare col naso. Cioè, è una cosa oscena. Comunque, sentite anche quando parlo che parlo tutta nasale. Sopportatemi. Almeno una volta all'anno mi deve venire qualcosa. Cioè, sempre, sempre. Io non mi ammalo mai. Non so se mi avete mai sentito dire che ho la febbre, cioè. Era successo molto raramente. E vabbè. E quindi appunto oggi vado a Roma, mangio lì, così sto un po' con le mie friends e basta. Tra l'altro mi rimane da editare soltanto un altro video che avevo girato, così sto a posto per tutta la settimana prossima. Allora, io chiedo ufficialmente venia, perché mi sono scordata di vloggare. Il bello è che io mi ero portata la macchinetta appresso, che pesa mezzo chilo,
qualcosa del genere. E mi sono scordata, cioè completamente. Poi a Roma c'era il panico, cioè vi dico solo questo. Ho incontrato un sacco di persone, troppo dolci come sempre. Tra l'altro mi beccate sempre quando so a magna. Allora, una ragazza a pranzo, altre due a merenda. Non si sa bene quando, comunque sia. Insomma, sempre in queste situazioni. Comunque sia, c'era il derby, quindi c'era il panico totale. Poi io e il calcio, cioè proprio, già tanto se so i nomi delle squadre, quindi vi ho detto tutto. Però c'era questa mia amica che doveva vedere il suo derby, si sa perché. Quindi siamo sedute là, dopo aver fatto i nostri giretti ai negozi, eccetera. E quindi è andata a finire in questo modo. Io sono uscita a 1, sono tornata mezz'ora fa, che erano le 6. Adesso mi faccio perdonare, perché volevo farvi conoscere questa nuova serie che c'è stata una ragazza su Twitter, che adesso io devo ritrovare il nome di questa ragazza, perché mi ha fatto conoscere questa serie che si chiama Rain. E quindi questa ragazza, vabbè, a parte che me ne avete consigliate tante e le ho scritte tutte sulle note, perché io ho tipo la cartellina, cioè la pagina serie tv, eccola qua, serie tv, dove le ho scritte tutte. E come vedete le ultime sono tutte da cominciare. Appunto, ne volevo cominciare una per volta. Ho cominciato a vedere questa qua, Rain, io in love totalmente. Allora, questa ragazza, eccola qua, si chiama I Wanna Fly. Eccola qua, quindi se stai guardando il video, cioè, scrivi qua sotto, commenta se hai l'account, insomma. Se no ti ringrazio perché mi hai fatto vivere delle emozioni uniche. E quindi per favore dovete andare a vedere questa serie, cioè almeno vederla. Vedete i primi 5 episodi, perché dal primo si capisce bene. Però dopo, vi giuro, bellissima. Poi io amo queste cose nell'Ottocento. Io, se dovessi scegliere un periodo, io sceglierei quello. Soprattutto tipo per i vestiti, queste cose qua. Non per il fatto delle malattie, perché peste, rabbia, ma che ne so, spagnola, di tutto e di più. E quindi adesso finisco di vederlo. Mamma mia, su questo che mi sta dando un fastidio. Ci vediamo dopo. Penso che per oggi ci salutiamo, ci vediamo direttamente domani. Contate che domani mattina ho la visita per gli occhiali finalmente, perché non ci vedo più. Cioè, oltre che ero una talpa prima, sono una talpa al quadrato, perché ci vedo sfogata. Poi col fatto delle guide volevo andare a fare la visita, perché appunto, cioè, se non ci vedo è la fine. E basta! Quindi questa sarà la mia serata. Tra l'altro, bordello. See you tomorrow! Oli, oggi è appunto il 5, è lunedì, e stamattina sono già andata a fare la visita. Come vedete, più o meno mi sono truccata, ma tipo niente di che. Sono andata a fare la visita per gli occhiali e mi ha detto, come sapevo già dentro di me, che sono calata un altro mezzo grado, quindi 0,5. E io già non ci vedo praticamente. A un occhio tipo 2 gradi e uno 2 gradi e 20, una cosa del genere. Non ci vedo 3 gradi praticamente, quasi. Sono mezza ciecata. Comunque, volevo farvi vedere la mia merendina di oggi, che è questa qui, ragazze. Io ho sempre preso l'ABC, quello normale. Adesso hanno messo quello con frutta mista, tipo noci, uva, anacardi. Buonissimo, cioè io in love. Poi io ci tolgo sempre il succo, perché io neanche da piccola ho mai bevuto il succo. Io non bevo succo, a parte l'ace. Però quello tipo nelle bottiglie, biologico, vabbè, cose così. Quindi sono troppo emozionata. Ecco, tanto mi si è aperto. Questo è ciò che c'ho all'interno. Guardate che sole che c'è oggi. Io sto guardando Uomini e Donne, già sapendo le scelte e tutto, ma io amo Federico, raga. Quindi sto guardando. Non vi ho ripreso il pranzo nonna, perché ho messo a caricare la macchinetta, perché mi ero accorta che era scarica. Poi mi è andato l'invito per stasera, che tanto ve lo faccio vedere, perché tanto quando vedrete il vlog sarà già tutto bello che è passato. Però c'è scritto che non si può riprendere, però vabbè, ovvie ragioni, un'anteprima e tutto quanto. Vi faccio vedere, questo è l'invito che si legge, ok. C'è scritto appunto che non si può riprendere, eccetera, però io vloggo col telefono, non mi porto la macchinetta, ma vloggo col telefono, perché almeno sembra una cosa un po' meno fatta apposta. Poi naturalmente su Snap, Instagram, insomma, vi terrò aggiornati là. Se ancora non lo fate, mi raccomando, seguitemi su questi social qui, che uso un po' di più, vi aggiorno di più appunto. Tra l'altro da un po' mi vado a struccare il viso, perché mi sono messa solo un po' di correttore, un po' di blush, ma se è andato. Le sopracciglia le lascio, il mascara pure, dopo rifaccio, faccio il trucco occhi e faccio la base. Tra l'altro vi ho già avvertito sui social che alle 4 uscirà il video, quindi ho già fatto tutti i miei compiti. Adesso mi seguo Uomini e Donne e poi penso ci aggiorneremo dopo. Vi faccio vedere il trucco e l'outfit per l'evento. Allora, non credo che si noti bene il trucco, perché
proprio è uscita fuori una cosa che non avrei voluto, nel senso io volevo fare un trucco un po' più tetro, proprio alla Tim Burton vero e proprio, no? Però poi alla fine è uscito questo trucco che è praticamente una sorta di trucco autunnale molto particolare. Ho messo un sacco di illuminante sia sotto l'arcata che qui. Ho messo questo rossetto di Nabla che sto adorando, che si chiama Arabesque. Secondo me ci sta benissimo col trucco occhi. Tra l'altro l'outfit sarà totalmente nero, quindi come sempre, insomma, che fantasia. E i capelli invece vado a fare una treccia, parte da qui come avevo fatto ieri, o adesso insomma vedo come fare. Allora, vi faccio vedere anche se non si vedrà niente perché sono tutta nera. Comunque ho messo luce al pone adesso perché sto uscendo e quindi farà tipo un gelo. Ho messo, vabbè, solita collanina abbinata agli orecchini di Tiffany. Ho messo il Pandora, ho messo questa camiciuna, una sorta di jeggings con la pantofola sexy annessa e i Dr. Martens. Adesso andiamo, i prossimi pezzi che vedrete almeno di oggi saranno con l'iPhone, ve l'ho già accennato prima. Andiamo! Non so se mi sentirete, comunque abbiamo parcheggiato, cioè lei ha parcheggiato. Ciao, saluta! Qui da Giorgia. Abbiamo capito dove è il posto, è già una grande cosa. Adesso, visto che siamo arrivati tipo un'ora prima, volevamo andare a mangiare, perché non abbiamo mangiato, una cosa molto al volo, e poi entriamo, che tanto l'entrata sta qua davanti. Questo, per chi non è mai stato a Roma, È Castel è Castel Sant'Angelo. Sant'Angelo. Lo riconoscete dall'angioletto sopra. Ecco, questo è dove dovremo entrare dopo. Cioè, guarda la figata col tappeto rosso. Dove ti ho portato? C'è mamma. Cioè, vedete lì c'è la locandina del film. 3, 2, 1. Solo che quello lì non si vede. Oh, ma guarda lì cosa hanno Si messo il tappeto rosso. vede. Eh sì, ma noi Delle ci abbiamo persone. privato. No, vabbè. Cioè, lì penso che passerà il regista. Però io un giretto sul tappeto rosso me lo farei. Così per dire. Comunque, adesso vi faccio vedere qua com'è. Ecco qua da vicino. Questo è red carpet. Ammazziamo il tempo dentro un supermercato per cercare qualcosa. Allora, siamo venuti a sederci su questa adorabile panchina. Abbiamo comprato dei tramezzini, li abbiamo mangiati. Io non mi riesco a muovere questo coso. Non lo so, l'entrata è alle 8. Oddio, pensavo fosse qualcuno stava a fa' quella. Allora, so che sto vloggando nel bagno, non è molto elegante, però volevo far vedere, ci hanno dato questi. Poi all'ingresso c'era anche Marco Morini, c'è il ritrovamento storico proprio. E c'era anche Leonardo De Carli, alla fine abbiamo visto mentre stavamo entrando. Ci sono anche Deborah Leonora, ho salutate prima. E poi ci hanno dato queste magliette, io basita, molto carine. Quindi, adesso, dopo vi faccio vedere fuori com'è l'hall, perché è bellissima. C'hanno, vabbè, tutti i cartonati, insomma, del film. Allora, questa è la hall, ci stanno Deborah Leonora, tutti i cartonati. Ah, qui ce n'è uno libro, vedi? Carino. Questo è l'ingresso e lì ci stanno i fotografi. Quindi sì, molto, molto carino. Ah, ragazzi, lì c'è Marco Morini, eccolo. E niente, siamo entrati, ci hanno dato gli occhialetti, qui c'è quello del posto. Eccolo. Oddio, che Posso fare un po' con te? Ecco, ci stiamo camminando. Vedi, il mio sogno era camminare su questo red carpet. Allora, siamo appena usciti. A parte che stavamo seduti vicino a certe persone che tipo, ti ho visto in TV, ti ho visto in TV, ti ragazzi! ho visto in Oh mio TV. Dio! Poi stavamo davanti all'ingresso dove passavano tutti, quindi all'inizio era un po'. Poi mi sono rubata questo. Ah, vicino a quelle squadre antimafia. Edoardo Edoardo Leo, appena ha visto la sua faccia era tipo OMG. Sì, insomma, è stato un po' particolare. Very good comunque, ragazzi, andatelo a vedere. Quando esce? Non lo so. Ah, il 15. 15. Comunque no, mi è piaciuto molto. Cioè, me l'aspettavo diverso, ma mi è piaciuto molto. Vabbè, ma a me piacciono queste cose un po' strane. Poi, raga, Tim Burton, cioè, è stato tipo neanche 10 secondi. Andatelo a vedere quando esce perché merita. È un po' inquietante, però. Cioè, su alcuni pezzi, però devo dire molto carino. Rieccomi tornata alla buona vecchia macchinetta.
Mi sono appena struccata, quindi se vedete occhi rossi, naso rosso, per quello. Comunque sì, il film è stato, ripeto, bellissimo. Le sedie un po' scomode, ma vabbè. Lasciamo perdere, dopo un po' non mi sentivo più la cappa sinistra o destra, neanche mi ricordo. Però tutto il resto è stato bellissimo. Comunque adesso appunto siamo appena tornate, sono le e mezzanotte. Per tornare ci abbiamo messo niente. Poi praticamente vi spiego. Noi ci hanno dato le poltrone riservate, perché comunque, vabbè, insomma, mi aveva chiamato Team World, eccetera, eccetera. Solo che mi sa che ci siamo sbagliati posto e vi spiego il motivo, perché praticamente ci stavano due sezioni. Allora, noi ci siamo messi in una sezione, che praticamente era quella più vuota all'inizio. Allora, ci siamo sedute tranquille, poi dopo un po' abbiamo visto che Marco e tipo Leonardo De Carli, altri youtuber, che altro gamer, quindi non è che li conoscevo bene, però vabbè, si sono messi all'altra sezione. Allora mi sono detto, non è che ho sbagliato sezione? Questo mio dubbio ha avuto il suo sviluppo, ha avuto la sua risposta, perché si sono cominciati a sedere dietro di noi, di fianco, tutti attori già visti, conosciuti, anche abbastanza famosi. Quindi lì ci siamo detto, ok, mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa. E adesso vado a dormire, che sono stanchissima, domani mattina mi devo svegliare e mi passo a prendere l'altra mia cugina, perché dobbiamo andare a fare i tatuaggi. Sono un po' emozionata, in realtà. Ho detto alla tatuatrice che comunque volevo farmi qualcosa sul polso, questa parte qua libera che vedete tra la scritta e la fine del rossetto. Quindi mi sa che è meglio se ci vediamo domani. Buongiorno, anche oggi vlog col telefono, perché dalla tatuatrice non mi mettevo a vloggare con la macchinetta. Comunque sì, ho appena chiuso casa e mi sono appena accorta che sta piovendo. Cioè, non so se sentite il rumore, se lo sentite fidatevi, sta piovendo. Quindi meno male che mi sono portata l'ombrello. Comunque sto aspettando mia cugina, sta qua a casa, mi viene a prendere. Oggi mi sono messa questo cardigan bellissimo nero che non mettevo da una vita. Speriamo di aver preso tutto, ogni volta è tipo un'incognita. Abbiamo fatto, dopo vi faccio vedere tutto quanto, il mio adesso è tutto in carta, quindi a casa poi vi faccio vedere bene. Allora, sto con la macchina di mia cugina. Il primo tatuaggio, che è questo qua, ho voluto fare finalmente. Questi qua sulle dita, che volevo fare da un sacco di tempo. Bellissimi, mi piacciono un casino. E adesso mia cugina è andata a prendere suo figlio qua a scuola, perché c'aveva mal di pancia, boh, non ho capito. Stasera c'avevo la lezione di guida. Rimanderò. C'ho il braccio gonfio. So che sarà gonfio per i prossimi 3 giorni. E quindi volevo un attimo, cioè, evitare di fare lezione stasera. Poi era tardissima la lezione di stasera, perché era alle 7 e io non ho mai guidato totalmente buio. Anche se è la sesta lezione, non me la sento. Allora, sono tornata a casa, quindi posso riprendere la mia macchinetta. Sto giocando qua a Episode, che è un'altra storia, tipo ho sposato un principe, una cosa del genere. Sto accendendo il computer perché ieri sera stavo vedendo un episodio di una serie. Sono dovuta andare appunto lì a Tim Burton, eccetera, e mi sono scordata il computer acceso. Cioè, non si sa mai. Io sono arrivata la sera, c'era lo schermo buio, ho schiuso. Oggi sono andata per accendere, era rimasto acceso da ieri alle 6, cioè quasi 24 ore acceso. Non ci posso credere, vabbè, lasciamo perdere. Comunque ho lavato i nuovi tatuaggi già. Qui dall'altra parte vedete già quanto è gonfio. Non voglio farvi vedere, so che tanto li farò vedere alla fine, quindi sono tentata nel farveli vedere. Voi sarete lì, sì, facceli vedere, però non lo so. Magari ve li faccio vedere quando guariscono, perché adesso è proprio gonfio, cioè, ma di un gonfio che è più gonfio non si può, come sempre. Poi l'ho fatto sul polso, che capirai. Tra l'altro sto anche provando le creme nuove che vi ho fatto vedere nel video, così poi ve ne posso parlare. Allora, stavo guardando il vlog di Deborah, che ha fatto ieri quello appunto di Tim Burton dell'evento. Però mi ero scordata di farvi vedere una cosa importante, cioè questo pacchetto che mi è arrivato da questo sito. Praticamente guardate che carine le scatole di Natale. Anche questa idea di regali, cioè, pazzesca, guardate che bello. Da questa agenzia, questo sito, che si chiama Cheers. Questo qui, vi lascio il link naturalmente sotto. Mi hanno inviato queste foto, che ora vi faccio vedere, tutte stampate a Polaroid. Queste qui, insomma, sono un po' di foto di Instagram. Guardate anche questo, con tutti i collage delle foto fatte a cuore. Cioè, troppo carina. E questo è il codice sconto che mi hanno dato per voi, il SAG, di 5 euro appunto su il primo acquisto e 5 euro di credito sul tuo conto. Ok, quindi posso anche riusarlo volendo. Sono foto carinissime. Guardate questa di Gwenda insieme alle altre che avevo dell'altro sito. Poi
ci farò qualcosa quando rifarò la camera. Queste invece sono la cosa più bella, ne ho già attaccate anche alcune sul frigo. A parte queste calamite, sono tutte calamite, però queste due sono a tema Natale. Poi queste sono con tutte le foto, guardate questa con Giulia e Michela, io con la Statua della Libertà, cioè insomma ringrazio tantissimo questo sito. Realmente non mi sono ancora struccata, non so per quale motivo, di solito io quando arrivo a casa e so che comunque poi la sera e il pomeriggio non devo fare niente, mi strucco sempre almeno il viso. Allora, dall'ultima volta che ci siamo lasciate, ogni volta spero, comincio a riprendere sperando che la luce sia sufficiente, poi ogni volta mi ritrovo che devo accendere questa. Comunque mi sono messa il pigiamino, come potete notare, e in realtà mi devo ancora struccare gli occhi che mi stanno bruciando in una maniera impressionante. Io adesso stavo vedendo il vlog invece di Martina. A parte che vabbè, l'ho bloccata in una maniera un po' così, e praticamente volevo un attimo commentare una cosa, perché lei ha fatto vedere, ha ricevuto questo regalo di Natale in anticipo, cioè il MacBook, e come era successo a me un po' di tempo fa, non mi ricordo quando avevo preso l'iPhone, forse il computer, sempre, non mi ricordo, come avevo fatto la stessa identica premessa, e mi dà un sacco fastidio questo fatto che la gente debba fare questo tipo di premessa, che secondo me è un po' insensata, cioè la faccio anch'io. Perché comunque se non la fai se mangiano in 120.000, ma se invece non la fai poi sembra che te la tiri. Quindi diciamo che c'è un po' questa sorta di discordanza qua su YouTube, ma non solo sulle cose materiali che magari uno fa vedere, perché cioè non è detto che per forza uno debba mostrare le cose che riceve perché se ne deve, cioè, vantare eccetera, perché non mi sembra che comunque se uno compra un computer cambi qualcosa nell'universo, quindi farlo vedere o non farlo vedere, cioè, non cambia, no? È semplicemente per il fatto che io penso YouTube sia anche bello, interattivo eccetera, proprio perché la gente che guarda i video viene a conoscenza di cose tue personali, di quello che accade nella tua vita, che sia bello, che sia brutto, poi ognuno insomma decide di dire più, dire meno, e insomma, questo varia, più o meno tutti dicono qualcosa personale, quindi far vedere anche come magari io farei un'amica, cioè mi sono comprare il computer e dico guarda mi sono comprato il computer, ma perché sarebbe palese, e quindi non capisco questa cosa che non tutti ma alcuni hanno qui su YouTube di attaccare, commentare negativamente eccetera tutte le persone che vanno a comprare qualcosa, e io ne sono pienamente cosciente perché non c'è forse neanche mezzo video sull'iPhone oppure sui regali di Natale che faccio che non ci sia un commento sotto con scritto se è una viziata. Adesso io vorrei anche rivedere il termine viziata, comunque sia, vabbè, vedetevi riccanza e poi ne riparliamo. Però sono cose proprio assurde, stavo guardando anche prima, sempre relativa a queste cose, su, mi sembra, o Snapchat o Instagram Stories, vabbè, insomma, su uno di questi social così. Tra l'altro io sto perdendo la voce, non so se lo sentite, ma ho un mal di gola, che anche no. Nicole, Kiss & Makeup, stava parlando del fatto che comunque gli arrivavano questi commenti negativi. Voleva far capire alla gente che comunque, anche se uno ha un canale YouTube, non è detto che debba per forza accettare tutte le cose negative, perché chi commenta è una persona, chi riceve il commento è una persona, quindi non pensate che comunque, e io su questo fatto ve ne ho già ribattute di volte, eccetera, eccetera, lo saprete, che comunque se ci arriva qualche commento negativo non è che semplicemente puff, cioè cancellato eccetera, e magari non ci rimaniamo male. Però comunque sì, è soltanto, almeno per quanto mi riguarda, io parlo sempre per me, che comunque non posso fare una polemica ogni cosa, ogni volta che magari mi arriva un commento negativo, perché sennò cioè sarei attaccata a Snapchat 24 ore su 24, cioè, perché penso che almeno 20 volte, non esagero, almeno 20 volte al giorno ci sia un commento negativo, che non vuol dire, per negativo non intendo la critica costruttiva, cioè magari qualcosa che può aiutarmi, magari non vi è piaciuto, tipo Ila questo video è troppo lungo, cioè è corto, eccetera, capito? Quelli vanno bene. Il fatto è quando poi uno va a insultare, che è diverso, cioè per commento negativo, quindi intendo il secondo esempio che vi ho fatto. E quindi niente, questa piccola premessa era per fare ciò. Io tra l'altro mi sono resa conto, perché stavo spostando prima i file sul computer che avete visto, che prima di questo qua di adesso, quindi del weekly,
e mi sono accorta che, non so, forse parlerò troppo, sicuramente parlo troppo, mi sono accorta di questa cosa. Comunque mi sono resa conto che è lunghissimo, quindi penso, e questo mi sembra già di avervelo accennato, non mi ricordo neanche perché io mi scordo, ve lo dico sempre, ho la memoria di una nocciolina, che dovrò dividere questo weekly sicuramente in due parti, il che non mi dispiace perché fare un video di 40 minuti è lungo, sia da caricare sia da subirsi, quindi magari vederli, sai, staccati in due video separati rende il tutto meno pesante. Quindi ci salutiamo, vedrò adesso quindi cosa fare della mia nottata qui entusiasmante. Ci vediamo direttamente domani, qui chiudiamo il PC e ci vediamo domani.